troviamo a Giaglione, nella zona interessata dall'ultimo allargamento del cantiere della Torino-Lione. Secondo le stime ufficiali, la realizzazione del tunnel di base di questo treno aumenterà le emissioni di CO2 almeno fino al 2030. Dopodiché, l'esercizio promette di cominciare a recuperare l'eccesso nei decenni successivi. Questo solo se l'opera cattura parte del traffico stradale e se il traffico complessivo non aumenta. Diversamente, le emissioni non faranno altro che aumentare. Ma dato il calo del traffico merci, si corre il rischio che il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia non si verifichi nella realtà, o che sia comunque molto basso, e che quindi i benefici nella riduzione dell'impatto ambientale non siano da considerarsi verosimili. La CO2 inoltre viene emessa sia durante la produzione dei materiali che andranno a comporre l'infrastruttura, come ad esempio il calcestruzzo e l'acciaio, sia nella generazione di energia necessaria a far funzionare i macchinari impiegati in fase di costruzione. Una delle più belle valli dell'Arco Alpino, che oltretutto ospita già una linea ferroviaria, verrà sfregiata in maniera irreversibile. In più la fauna ne risentirà in maniera profonda. Il solo inizio dei lavori ha già causato milioni di tonnellate di anidride carbonica, oltre all'abbattimento di circa 6.000 alberi e la quasi estinzione di alcune piccole specie animali presenti solo in pochi metri di questo territorio, che ora sarà quasi totalmente cementificato. Verranno deviate le falde acquifere sotterranee e verranno diffusi l'amianto e le polveri dannose nell'aria, aumentando la probabilità di malattie cardiovascolari. I costi di quest'opera inutile sono aumentati dell'85% rispetto alle previsioni iniziali e pensiamo che i miliardi che quest'opera richiederebbe dovrebbero essere spesi nella diffusione di energie rinnovabili, nel trasporto pubblico e nella messa in sicurezza del territorio per le opere locali. TENT ha iniziato a finanziare l'Università di Torino e più nello specifico il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi con borse di ricerca per la sperimentazione di un cosiddetto corridoio ecologico. Questo progetto consiste nello spostare forzatamente i bruchi della farfalla da una zona all'altra della valle. Questa azione viene definita ecologica, ma di ecologica proprio poco. Oltre all'esproprio dei terreni e al disboscamento di altre zone per favorire lo sviluppo della pianta motrice, si va quindi ad intaccare il suo habitat naturale. E non si ha nessuna certezza su come questo progetto possa andare a finire e se realmente la specie di questa farfalla verrà salvata in quell'area o meno. Troviamo inoltre in questa metodologia una forte operazione di greenwashing e un tentativo di salvarsi la faccia. Noi riteniamo grave la decisione dell'Università di Torino di contribuire ed aiutare le aziende private nell'avanzamento del cantiere e quindi di fatto dando una mano a contribuire a devastare il territorio. L'esistenza di questi accordi dimostra quanto ad oggi la ricerca universitaria sia sempre più indirizzata a piegarsi agli interessi di aziende private e sempre meno invece al benessere collettivo della popolazione. I meccanismi che piegano l'università pubblica alle logiche di profitto delle aziende private provengono da anni e anni di riforme dell'istruzione che non hanno fatto altro che diminuire i fondi pubblici alle università italiane, rendendo così la privatizzazione e l'aziendazione dell'università sempre più pesante. La questione della farfalla Zerinthia è la perfetta esplicitazione di come la ricerca universitaria e scientifica non siano veramente neutrali, ma anzi siano uno strumento servito alle esigenze del profitto privato. Come studenti NOTAV abbiamo deciso di organizzarci e di prendere posizione contro gli accordi che legano UNITO alle aziende che devastano il territorio della Val Susa e che minacciano la vita e la natura della Val Clarea. Per questo pretendiamo l'immediata interruzione di tutti gli accordi di ricerca e di tutte le collaborazioni che legano l'Università di Torino a TENT. Thank you.